Siamo, per quanto ci riguarda, al 15° anno, invece la Befana del Poliziotto ormai nasce 30 anni fa. Abbiamo ospiti nazionali, regionali e provinciali, perché abbiamo anche lui che è provinciale. E io? Provinciale? Sul nazionale, giù. L'avevo perso, non pensavo che fosse arrivato al nazionale. Bravo. Abbiamo niente poco di meno che Mario Colistra. E chi è, scusa? Mario Colistra è stato... Lo Colesso? No, Colistra. Colistra. Colistra, è stato a Tusiche Valles nella scuderia di Gerry Scotti. È arrivato, ha passato le semifinali, è arrivato in finale, aveva vinto, però poi... non è riuscito, diciamo, ad alzare la coppa. Quello scoglio è nato lì. E quindi niente, e poi abbiamo il gruppo musicale Irine Giulio and Orchestra, che non lo sai, orchestra. Ah, c'è, non lo sapevo, questo mi è nuovo. questo fa parte sempre del ruolo che io non so. Quindi... abbiamo la scuola di canto della maestra Mariluccio Lurzo, perché è un nome in inglese, non mi ricordo mai come si chiama la scuola. Un'iniziativa inizialmente che metteva insieme la famiglia dei poliziotti, i figli dei poliziotti, li faceva incontrare una volta l'anno. Il sindacato logicamente ha avuto un'evoluzione, si è aperto alla società civile, partecipa all'interno dei teatri promuovendo queste iniziative. Oggi si fa a Roma, si fa in alcune parti d'Italia. Logicamente il momento storico del Covid non fa in modo che venga anche fatto in forma ristretta, seguendo tutte le normative per la pandemia in corso. E quest'anno è una manifestazione particolare, in quanto ricorre il 30° anniversario della morte dei coniugi Aversa, di Salvatore Aversa, il maresciallo Aversa, e la moglie Lucia Precenzano, uccisi 30 anni fa, il 4 gennaio alla Mezzia Terme. Dedichiamo questa manifestazione alla loro memoria, alla presenza della loro famiglia. Una manifestazione che tra l'altro fatta di divertimento, fatto di attrazioni per i bambini, per i più grandi, ma anche un momento di ricordo, di riflessione. Ricorderemo in questa manifestazione anche altri colleghi deceduti nel corso del servizio. Al di là di questo aspetto, è un modo di aprirsi alla società civile da parte del sindacato di polizia, da parte anche della nostra amministrazione, che è presente oggi a Catanzaro con i vertici della custodia di Catanzaro. Il poliziotto continua ad essere dal 6 gennaio al prossimo 6 gennaio un punto di riferimento indiscutibile. Consideriamo che questa manifestazione inizia nelle prime ore della mattina nel nosocomio Pugliese Ciaccio. Siamo andati a trovare, come ogni anno, i bambini ricoverati in tutti i reparti pediatrici, da oncologia pediatrica, pediatria e chirurgia pediatrica, quindi la nostra presenza si tocca con mano ed è costante, e ringraziamo tutte le persone che ci permettono di farla, a cominciare dal dottore Raiola, che è il primario al reparto di pediatria del nostro ospedale, che come ogni anno è presente insieme a noi, ci permette di portare questo messaggio di vicinanza ai bambini. Come ringraziamo l'amministrazione comunale di Catanzaro, in maniera particolare l'assessore al turismo, l'amica Alessandra Lobello, che anche quest'anno ha inserito all'interno del cartellone istituzionale delle manifestazioni natalizie la Befana del Poliziotto. Un ringraziamento ai tanti amici sponsor che ci permettono anno dopo anno di continuare in questa iniziativa.